Professor Franco Trabalzini, organizzatore del settimo workshop dell'EAUNO qui a Siena. Professore, quali sono i contenuti particolari che sono emersi da questo workshop in corso in questi giorni? Il titolo del workshop di Siena è Linee guida in ontologia e neurotologia, perché a questo punto, dopo tutto lo sviluppo tecnologico che è stato in questi ultimi anni, le nuove protesi, le nuove metodiche di somministrazione di farmaci, gli studi di genetica e così via, è il momento di mettere ordine. Linee guida vuol dire trovare quei protocolli che garantiscono al paziente il miglior trattamento, ovvero il miglior rapporto rischio-beneficio di un trattamento che facciano sì che i nostri risultati in corso di studi clinici possano essere comparabili, perché tutti ottenuti tramite criteri standardizzati, e che ci sia anche, non ultimo, in un periodo di tempo di spending review, un risparmio, perché se tutti seguono protocolli specifici si evitano delle spese inutili su esami, per esempio di laboratorio o esami anche radiologici, magari non ben, di cui la validità diagnostica non è ben comprovata. Ecco, l'Accademia Europea di Otologia e Neurotologia in questi giorni ha proprio condiviso delle linee guida anche intorno agli impianti. Quali sono le caratteristiche, insomma, di queste linee guida che. Beh, stiamo lavorando per ottenere quanto più possibile un livello di evidenza elevato, cioè quanto più possibile un comportamento che è dimostrato valido dall'evidenza scientifica. Per gli impianti noi ci focalizziamo su questo momento su delle domande: quanto sia utile impiantare l'unico orecchio sordo, quanto due impianti, lo sappiamo che due vanno meglio di uno, ma vogliamo quantificare anche esattamente questa cosa, quanto è il minimo di età in cui è il caso di mettere un impianto. Ci sono tutti questi interrogativi che ci hanno proiettato verso il futuro negli ultimi anni e che necessitano di una risposta che non è semplicemente soggettiva, sì perché due è meglio di uno, ma dimostrare che due è meglio di uno perché è scientificamente dimostrabile. E ci sono stati appunto dei gruppi di lavoro di livello universitario in tutta Europa Sì, che sì, hanno. sì. Quali sono, ecco, dal punto di vista proprio tecnico, i risultati a cui sono pervenuti questi gruppi di lavoro? Cioè, sono ancora in corso o possiamo già Sono ancora in corso i risultati, anticipare ma qualcosa? entro la fine dell'anno dovrebbero essere conclusi i lavori. 4 anni e mezzo che sono stati istituiti 5 gruppi di lavoro sulle linee guida per gli impianti cocleari, ne ho già parlato, per il melanoma dell'acustico, l'otosclerosi, la vertigine con particolare riguardo alla malattia di Meniere e l'otite cronica con il colestiatoma. Sono 5 gruppi di lavoro di cui fanno parte in ogni gruppo dai 6 ai 12 medici delle più importanti università europee. E guardando al futuro, cosa immagina, secondo la sua opinione, quali saranno le prossime sfide, insomma, ancora in otologia e neurotologia da Beh, affrontare? la prossima sfida, se noi chiediamo al paziente sordo cosa vorresti dal tuo impianto, il paziente sordo ci dice vorrei un impianto che non si vede e che mi faccia sentire come un orecchio normale. Quindi il trend adesso di tutte le multinazionali che investono sugli impianti è questo, miniaturizzare il più possibile, è ovvio, con una sviluppo nell'elettronica che renda sempre più vicino la stimolazione attraverso un mezzo elettronico quale l'impianto, sempre più vicino allo stimolo fisiologico. E già abbiamo fatto passi da giganti perché adesso, come ho accennato prima, si impianta anche l'unico orecchio sordo. Adesso a un bambino si impiantano tutti e due gli orecchi, cosa che fino a pochi anni fa era considerato quasi un qualcosa di blasfemo, impossibile da raggiungere. Grazie, Presidente.